Torre di Ruggero, dedicato anche uno spazio alla gastronomia nel primo festival della Nocciola Bio. Spazio anche alla gastronomia nell'ambito del primo festival della Nocciola Bio di Calabria, Torre di Ruggero, kermesse promossa dallo stesso comune e attuata dall'Associazione Culturale Nocciola Biologica Calabrese, finanziata dalla Regione Calabria. Due, gli show cooking, il primo dimostrativo, curato dall'Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di Soverato. Con il coinvolgimento di docenti e studenti dei diversi indirizzi dell'Istituto, è stato proposto un raffinato menù di 6 portate: croccante alla nocciola con ricotta agli agrumi, salmone marinato, caviale d'arancia, salsa alla rucola, pois di barbabietola e carote, cialda alla frutta secca. Crema di pastinaca con porcini di faggio, nocciole caramellate al miele di eucalipto, frutti rossi e crostone di pane agli 8 cereali, filetto di maialino nero di Calabria, CBT alla nocciola, giardiniera di verdure, creme alle ortiche e salsa gaglioppo, rollatina di coniglio farcita con cuore di nocciola di cardinale ed elisir autunnali, terra di nocciola affumicata al faggio e polvere di mela a Nurca, fagotto flambato alla nocciola con crumblé e cialda al caffè. Sentiamo il dirigente scolastico Renato Daniele. Vero, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio l'Associazione Culturale Nocciola di Calabria Bio che con la compartecipazione del Consorzio Nocciola di Calabria abbiamo potuto realizzare questa splendida manifestazione di show cooking dove sono stati coinvolti i vari docenti dei vari indirizzi dell'Istituto Alberghiero per la preparazione di piatti particolari e comunque sempre con l'utilizzo della nocciola. Ovviamente l'utilizzo della nocciola non si limita solo a quello che noi sappiamo al settore dei dolci, ma la nocciola può essere utilizzata in tutti i piatti, nei primi, nei secondi e quant'altro. Si può fare per esempio un ottimo pesto oppure tanti primi piatti dove l'utilizzo di questo prodotto è davvero eccellente. E la particolarità di questa nostra nocciola è che ha dei profumi particolari. Ovviamente sono dovuti al microclima dove questa cultivar viene appunto coltivata, quindi in una zona collinare di Cardinale e Torre di Ruggero, e quindi si presta in maniera eccellente nella preparazione di diversi piatti buoni, buoni. Direi che abbiamo avuto il piacere stasera di assaggiarle e vi posso garantire che sono davvero eccellenti. Ovviamente la scuola non può esimersi dal partecipare a queste iniziative perché è un momento di riflessione, è un momento di formazione, in particolare per i nostri ragazzi che poi andranno a presentarsi nel mondo del lavoro e quindi conoscere i prodotti tipici regionali e del nostro territorio, penso che sia un punto di partenza buono ed eccellente, direi. E per chiudere lo show cooking con degustazione curato da Casa Mastroianni e rappresentata dal pastry chef Paolo Caridi, un'eccellenza italiana nel campo della pasticceria, ambasciatore nel mondo del bergamotto, già vicepresidente nazionale Compait, Confederazione Pasticceri Italiani, già chef pasticcere di Casa Italia Federazione Nazionale di Atletica Leggera e detentore di diversi Guinness World Record. Al pubblico attento ha proposto la preparazione ispirata alla tradizione riproducibile a casa dai presenti delle nocciole bastinate, del torrone e di brioche gelato alla nocciola farcito di amarena. Sentiamo Paolo Caridi ai nostri microfoni. Buonasera a tutti. Intanto è una nocciola molto particolare perché è molto morbida, molto tenera, ha un sapore molto, molto delicato. Si presta molto bene alle lavorazioni di pasticceria perché comunque ha una fragranza nella tostatura, restando molto, molto bianca e abbiamo fatto dei lavoretti molto particolari. Stasera presenteremo solo qualche cosa che possono realizzare tutti a casa, quindi una nocciola bastinata con dello zucchero e poi con un gelato abbinato con delle amarene, del succo di amarene. La caratteristica della nocciola c'è tanto da parlare perché finalmente possiamo dire di avere un'altra eccellenza in Calabria e quindi portare nel paniere
tutte le specialità dei prodotti agroalimentari in giro per il mondo. Come andrebbe promossa la nocciola bio calabrese? Ma secondo me, come hanno fatto egregiamente gli chef che ci hanno preceduto, e quindi facendo della ricerca, facendo dello studio, inserendo i ragazzi e facendo lavorare molto i ragazzi per avere dell'estrosità, per poterla inserire in tantissime cose che magari oggi come oggi non ci pensiamo nemmeno. Quindi domani può essere una novità. Quello che già si fa comunque, a parte la pasta di nocciola, a parte i pralinati, a parte le creme spalmabili, l'olio di nocciola, ci stanno delle cose molto molto importanti su cui ci stiamo lavorando. Molto probabilmente usciremo quanto prima con una fase di studio che già è da circa un anno che stiamo portando avanti, a fare un prodotto che possono mangiare anche chi ha problemi di glicemia, quindi la nocciola si presta anche in questo, non usando zucchero e quindi riuscendo a fare delle cose. Tra l'altro, con un altro prodotto d'eccellenza tirato fuori in Calabria, che è la polvere d'olivo, che è molto particolare. Il prossimo appuntamento rinviato a sabato 18 ore 10 a causa dell'allerta meteo sarà con il focus sulla biodiversità dei noccioleti calabresi, con la presenza del presidente del Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria, Giuseppe Rotiroti, l'intervento dell'agronomo ARSEC Antonio Clasadonte e il percorso ciclistico nei noccioleti di un'azienda agricola di località Missà, sempre a Torre di Ruggero.